Un progetto destinato ai giovani under 35, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dal Comune di Trapani in collaborazione con l'Ente Nazionale Microcredito, il Consorzio Solidalia, l'Unione Assessorati, EasyGov Solution e Impact. L'obiettivo è chiaro: intervenire sulle politiche di welfare e di job creation nel trapanese, realizzando azioni di educazione finanziaria e accompagnamento all'autoimprenditorialità, attivando programmi di microcredito e iniziative di capacity building a favore degli operatori delle pubbliche amministrazioni locali, del privato sociale e del comparto economico e creditizio. Da qui la nascita di un hub di riferimento per informazione, azione e sviluppo. Oggi si è conclusa quindi la seconda fase, che ha fornito ai giovani under 35 interessati degli strumenti utili all'autoimprenditorialità. Ascoltiamo in merito Alice Baldo di EasyGov. E abbiamo lavorato per la realizzazione della piattaforma collaborativa di questo progetto, che permette agli utenti che si registrano e usufruiscono della piattaforma di far parte di una comunità per supportare appunto le iniziative imprenditoriali promosse dal progetto. Diverse sono le funzionalità esistenti all'interno della piattaforma, come notizie, eventi, discussioni, chat, proprio per restare connessi con tutti gli utenti registrati che fanno parte della piattaforma. La funzionalità principale è quella delle community, di cui ne esistono diverse tipologie. Una a cui teniamo particolarmente è la community riservata dedicata alla formazione, all'interno della quale ci sono 10 moduli formativi dedicati all'autoimprenditorialità e al microcredito, a cui è possibile accedere dopo un iniziale questionario di valutazione delle conoscenze, che permette allo staff del Trapani Micro Hub di identificare il percorso migliore per ogni utente. Queste le parole dell'assessore al Comune di Trapani, Giuseppe Virzì. Trapani Micro Hub è un progetto sperimentale del Comune di Trapani rivolto ai ragazzi under 35 migranti del nostro territorio e dei comuni che fanno parte anche del distretto di 50. E l'obiettivo di questo progetto è quello di intanto è stato quello di riuscire a capire quali sono i bisogni reali dei giovani del nostro territorio per aiutarli ad un accompagnamento verso l'educazione finanziaria e verso l'autoimprenditorialità, un percorso di autoimprenditorialità che sicuramente li può aiutare per sviluppare, per riuscire concretamente a portare avanti una propria idea imprenditoriale.